Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Forse è un giudizio troppo soggettivo il mio, ma spesso ho la sensazione che la nostra fede al giorno d'oggi sia un po' debole, a rischio di collasso, soprattutto di fronte a quell'esperienza estrema che è la morte. Certo, è tutt'altro che esaltante, soprattutto quando irrompe nel bel mezzo della vita. Anche le sorelle di Lazzaro, di cui ci racconta il Vangelo di questa domenica, seppure credenti, si trovarono a piangere per giorni il loro fratello morto. Anzi, Gesù stesso rimase scosso e pianse, pur sapendo che di lì a poco l'avrebbe riportato in vita. E se è vero che Gesù è il figlio di Dio, questa è la riprova che anche Dio trova profondamente ingiusta la nostra morte. Quindi nulla di strano se la morte fa paura, è naturale che sia così. Tuttavia, al giorno d'oggi, questa paura si trasforma spesso in angoscia, sconfina nella disperazione, per cui si preferisce semplicemente rimuovere l'idea della morte. Eppure per secoli una delle preghiere più ripetute nella Chiesa era «Liberaci, Signore, dalla morte improvvisa». Perché era temuta più di ogni altra? Non lasciava il tempo per prepararsi, per mettere ordine nella propria vita. Oggi invece si sente dire anche da cristiani che la morte meno brutta è quella improvvisa. Così si evita di soffrire prima che sopraggiunga e di far soffrire i propri cari. Ma se in Dio si crede davvero, come si può pensare di presentarsi a Lui senza preparazione alcuna? Come si può pensare che Dio darà una vita più bella di questa se non ci si preoccupa di mettere ordine in questa, prima di riconsegnarla a Lui che ce l'aveva data? No, non è facile mettere in azione una fede robusta di fronte alla morte, non viene da sé. A meno che non prendiamo sul serio le parole che dice Gesù in questa domenica: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno». Cosa ne deduciamo? Che non è possibile guardare alla morte da cristiani, pensare a un al di là da cristiani, senza un legame forte e appassionato con Gesù Cristo. Noi non crediamo nella risurrezione, nella vita eterna, allo stesso modo in cui altri credono nella reincarnazione oppure nel nulla. Non ci accontentiamo di un'ipotesi tra le altre, noi crediamo in una persona che ci assicura: io sono la risurrezione e la vita. Ecco a chi ci affidiamo. Tutto il resto, come, quando, dove, è corollario. Essenziale è affidarsi a Lui con un legame vitale e forte, un legame da irrobustire ad ogni Quaresima, ad ogni Pasqua. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.